vivo io un dolore con ardor. È una donna quella che m'ha preso il cuore, irraggiungibile per me, inafferrabile, perché lei nemmeno sa che esisto, ma ce la farò a dirle che più bella cosa al mondo no. Sì, di lei esistere non può, ma finalmente sono qua e tra un secondo lo saprà, che insieme a tutta Italia il suo nome ascolterà. Mara, nessun muro ci separa, sono qui al tuo cospetto, questo cuore dentro al petto, se lo senti fa boom boom, boom boom, oh 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 Mara. Grazie. La mia vita ormai è una gara, per avere la tua attenzione vengo anche in televisione, io a cantarti I love you. Oh mia cara, non ti accorgi che è un inferno una vita a bisticciar con tal Salerno? Lo puoi leggere sul mio viso, posso darti il paradiso e nell'azzurro cielo il tuo nome scriverò. Digli di sì, Mara! Mara, per la rara sono qua, sei tu che conti e non il Golden Bus, e mi sono fatto in tre in questo numero per te, e adesso dai il tuo numero, potresti darlo a me. Che bello! Comunque canti, a me piace già. Arriva lui, bello bello, ci pensa lui, stai tranquillo. Da dove viene lui, bello bello, fa tutto lui, manco a dirlo. Ripete sempre che non aveva niente, poi si è preso tutto da solo, imparando le lezioni sulla pelle. È un caso più unico che raro. Arriva lui, bello bello, è catchy, è super catchy. Ci pensa lui, stai tranquillo. Da dove viene lui, bello bello, fa tutto lui, manco a dirlo. E io che sono scemo, non ce l'ho neanche con lui, sì sono così buono, lo perdono. Tanto chi lo vede più, a quello chi lo vede più, ma chi lo vede più, bello bello, arriva lui, bello bello, fa tutto lui, a dirlo. Il finale, il finale. Grazie. Sinuosa.
sé. Tutti e due? Attenzione. I'll see one, two, three, and then we start right. Tutto a monte. Ma poi cascano le cascano le candele e restano i negozi.
che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io. D'ora in poi lascerò e il cuore mi guidi un po', sborderò quel che so e da oggi cambierò. Cos'è che fa? Gli ha messo qualcosa sulla mano. Resto qui, non andrò più via, sono sola ormai. Il mio potere appartiene a me. Oggi ho un ospite molto molto speciale. Miss Lisa. Hey, Lisa! Oh, ma che carino! Lisa! Vieni qui! Vieni qui! Amore! Ok? Pretty woman. Ok? Walking down the street. Lisa, per favore, Lisa, buonasera a tutti. Ma no, no, e sta concentrando. Ah, scusa. Sì, è timida, è la sua prima volta in Italia. Lisa, buonasera, buonasera a tutti. Che c'è, Lisa? C'è qualche problema? Non vuoi parlare? No. Wow, parla. No? No. Perché è fantastico, siamo in Roma, Parla italiano? Javol. Spresenzi Deutsch? Yes. Non English? È sì. Non è possibile. Spagnolo? Oui. Français? Ok. Mi prendi per stupido? Sì. No. Bravo, grazie mille, Ah, Lisa. Non vuoi più parlare? No. E adesso? Adesso sì. Sai anche cantare? No. Sì, molto bene. Molto bene, sì. Va bene, ok. Ti ascolto, Miau. Scusatela, No, per via del lockdown non è andata molto a scuola. Sì, bau. Miau. Sei un cane e non un gatto. Sì. Sì? Poliglotta. Feeling. Nothing more. Fun. Conosco le parole, cretino. Trying to forget. Odio questa canzone. My feelings of love. Non mi toccare. Ok. Che pesante. Allez, assieme. Feeling. Quanto è appiccicoso. Mi sono rotta le scatole. Feeling. Vabbè, me ne vado. Miss Lisa! Mettimi alla prova. Che devo metterti io alla prova? Sì. Ok. Ok, in cosa consiste il tuo talento? Allora, voi mi dite il nome del dinosauro, io vi dico periodo, alimentazione.
se lo sa il significato del nome. Se lo sai. Sì, anche grande umiltà. Sì. Sì. E anche se le so, caratteristiche, peso, lunghezza, altezza. Partiamo con il primo? Sì. Ok. Sauropelta. Sauropelta. Ecco. Un attimo. Niente, niente, vai, vai, vai. Eccola. Quella? E corrisponde all'immagine, Elio? Sì, 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 è quella. Era vissuta nel Cretaceo. Perfetto. Era erbivoro. Perfetto. Uh-huh. Muovi quel dinosauro, mi sa che twerkava in quel periodo. Fammi vedere, twerkava. Questo sì. È un modo di difesa. Ah, non è twerk, ok, ok. Se un dinosauro lo attaccava da qui, lei si girava così. Con la coda. Uh-huh. Se stava dall'altro lato... Così. Ok, perfetto. Ma a casa tutti questi dinosauri sono suoi? Sì. Vai, Mara. Difficile, Mara. C'è qualche collega, Mara? Assolutamente sì. Senti, dimmi com'è la situazione dello stiracosauro. Stiracosauro, eccolo. Ecco. Un attimo che... Niente, niente, vai tranquillo. Cerco. Eccolo. Eccolo. Stiracosauro. Sì. Corrisponde all'immagine, sì, sì. Uguale. Sì. Beh, allora. Era un dinosauro erbivoro, sì, del Cretaceo. Bravissimo. Aveva questo collare con delle spine attorno, uh-huh, proprio per evitare che i predatori gli mordessero il collo. Eh già. Ah. Sì. A differenza dei ceratopsidi. Da non confondere, giusto? Non li confondiamo, perché è un errore che io faccio spesso. Me lo fai vedere, scusa, il ceratopside? Ma troppo figo! I ceratopsidi sono tutti quelli della famiglia tipo triceratopo. Esatto, sì, sì, sì. Ma a differenza del triceratopo, sì, aveva un corno solo. Sì. Ah. E secondo te cosa è meglio? È meglio una mega corona di spine che tre corni. Giusto! Giusto! Giusto. Penso anch'io. Sono d'accordo. Certo. Ma quanti dinosauri hai, Andrea? Tantissimi. Tantissimi. Ma tu vuoi stare qua fin quando te li abbiamo chiesti tutti? Fin quando me li ha chiesti tutti. Uh-huh, sarà okay. Una puntata lunghissima, Frank. Sì. Allora, brachiosauro. Brachiosauro, eccolo. Eccolo. Era un dinosauro erbivoro. Oh, guarda, è ancora vivo quello. Vissuto nel Giurassico. Giusto. Era uno della famiglia dei sauropodi, ovvero dinosauri a collo lungo. Wow. Il nome significa lucertola dalle braccia, perché le zampe anteriori più lunghe di quelle posteriori sembravano proprio braccia. Guarda come si allungano. Si allungano. Ma scusa, avevano il collo lungo per raggiungere le piante in alto. Sì, sì. Vabbè, questo è ovvio, non l'hai detto neanche. Conifere, cicadee. Alle piante stai dicendo? Piante preistoriche. Un altro, dai! Dai! Allora, Andrea, scusa, tocca a me. Allora, ti faccio una domanda semplice, ma perché sono curiosa della spiegazione. Ok. Giusto. Tirannosauro. Famosissimo. Eccolo qua. Il più grosso. Mamma, quanto è grande. Avrei evitato, vabbè. Ma non fategli fare delle cose troppo semplici, scusate. Ma no, voglio sapere. Ragazzi, sapere non di fatelo più arrabbiare, altrimenti scatta il ruggito. Ah sì? Senti il ruggito? Sentire. Wow. Allora, era uno dei dinosauri carnivori del Cretaceo più conosciuti. Famosissimo. Uh-huh. Il nome significa re lucertola tiranna. Uh-huh. Perché rex in latino significa re. Hai togli capito? La X. Togli la X. Così funziona. I suoi resti sono stati ritrovati in Nord America. Ah, ok. E correva a 20 km orari. Ma tipo se ti capitava a te, facciamo per assurdo, di viaggiare nel tempo, uh-huh, e di ritrovarti di fronte a un T-Rex, c'è un metodo... C'era il Cretaceo superiore 65 milioni di anni fa. Sì, quel periodo lì. Giù di lì. Tipo lì, sì.
Dico, c'è un metodo per sfuggire al T-Rex? Sì. Sì. Allora, il T-Rex è molto bravo soprattutto nell'inseguire e mangiare. Ah, ho capito. Sì, capito. Quella cosa lì la sa fare bene. Quindi se ti trovi davanti a un altro dinosauro, sì, mentre scappi da lui, ad esempio... ti trovi davanti a un gigantosauro mentre scampi da un T-Rex, sì, il T-Rex vede il gigantosauro, fanno la lotta, si distraggono e ti lasciano via di scampo. Ah! Hai capito qual è il metodo? Distrarli. Emanuele, perché sei qui? Perché voglio indovinare le canzoni di Mahmood. Le canzoni di Mahmood vuoi indovinare? Che vuol dire? Allora, vengo ad aiutare Manuel perché devo spiegarvi bene che cosa andrà a fare. È una cosa eccezionale. Allora, Manuel non solo conosce a memoria tutte le canzoni di Mahmood, proprio tutta la discografia, e Mahmood di pezzi ne ha un po', perché sono una sessantina di pezzi. Wow. Ma... Mood. Sa scrivere sulla... sulla lavagna 4 anni i titoli correttamente. Wow. E sappiamo che Mahmood ha dei titoli, ma pure in lingua straniera, no, magari ce l'ha in inglese, insomma sono difficili. Ammazza. Wow. Vero? È vero, confermi, Manuel? Tutto quello che ho detto? Perfetto. Senti, sei emozionato? Sì. Dai ad allora, occhio adesso... lodo accanto a Manuel. Tu sei alta, tipo 16. Sì. Giusto? Sì. Quindi il doppio, più o meno. Vabbè. Se lui è alto 8. Certo. Allora, Manuel, io adesso porto questo tablet a Frank, così lui può mettere alla prova questo tuo talento. Non va bene? Vedo l'ora, Manuel. Vado, tu rimani qui. Ecco, tutta la discografia. Grazie. Completa. Grazie, Lodo. Lodo, quindi io qua c'ho tutti i pezzi di... Hai tutti i pezzi di Mahmood. Tu, a caso... Ok. Puoi scegliere i titoli che ti ispirano di più, anche quelli un po' più difficilotti, perché Manuel tanto non ha problemi. Qui c'è la lavagna. Manuel, tu hai lì i gessetti, quindi vai. Il palco è tuo. Allora, iniziamo con questo. Facile. Soldi, bravo! Cioè, l'ha già indovinato. L'ho stoppato subito. Era soldi. Ed è pure mancino. Bravo. In periferia fa molto caldo. 4 anni, ragazzi. Soldi. Fantastico. Wow, sembra che sta scrivendo una lettera a Mara. All'inizio è proprio quello. Sei pronto, Manuel? Dorado. No! Ma bestiale, non so neanche. Aspetta che lo sa anche scrivere. Vediamo, D-O. Ah, comunque continua a essere una dedica a Mara, eh? Ma perché dedica? Soldi, Dorado. Bravo! Bravo, Manuel! Bravissimo! Vediamo. Eccezionale! Allora, vediamo... Questa sembra difficile perché non ho proprio idea. Gioventù bruciata. Gioventù bruciata. È difficile da scrivere questa, eh? Vediamo un po'. Cioè, lui 4 note, indovina il pezzo. Continua ad essere per Mara, comunque una lettera per Mara. Beh, gioventù bruciata sicuro. È dell'epoca, è dell'epoca. Bravissimo, Manuel. Bravo, Manuel. Sento l'alba che mi sfiora. Il Nilo nel naviglio. Ma come fa? Non lo so. Il Nilo nel naviglio. Il Nilo. Ma come fai a saperli scrivere, Manuel? Nel... Perché lo faccio a casa. E non chiedere altro, per favore. Oh, zitto. Bravissimo, ma l'ultima. Sei bravissimo. Vai, l'ultima. Difficile, l'ultima, difficile. Voglio prendere la cosa più difficile che vedo da scrivere. Sì. Manuel, sei pronto? Ultima. Yes.
Inuyasha. Moglie, di come lo scrivi Inuyasha? Ma secondo te non lo sa scrivere. L'ha fatta. Bravo! Fatti 5! Bravo, bravissimo! Emanuele! Allora, vieni qui, bravo. Vieni sulla stellina. Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto, ragioniere. Ah, e chi è? Ah, buongiorno, signor papà. E volevo dire, signore illustrissimo villaggio, buonasera. Salve. Bravo! Dica la verità, dormiva? No, mi ero leggerissimamente permesso di pensare alla gravità della situazione. Quale situazione? Ma scusi, ma perché lei non sa nulla? Ma io mi sto godendo l'aldilà con Marilyn Monroe, caro mio. Ma con Marilyn Monroe, scusi il linguaggio. Ma e io? Non divaghi. Bravissimo. Non eschi, per favore, non eschi dall'argomento. Quale situazione? E dunque, lei deve sapere, signor Villaggio, che noi dall'inizio del 2020 siamo in una leggerissima pandemia. Pandemia? Sì, perché per colpa di un pipistrello è nato un virus denominato corona. Ma non capisco, il pipistrello si chiama corona? No, abbia pietà, il virus si chiama corona. Ma continuo a non capire, cosa c'entra il pipistrello con la corona? Allora, dunque, forse era un pipistrello di origini inghilterriane e magari appartenente alla signora Elisabetta, quindi da qui il nome corona. Ah no, sì, ci sono. È un pipistrello alcolista. Alcolista? Sì, perché praticamente era dipendente da questa famosa birra e da qui il nome corona. Lei è un imbecille. Grazie, grazie. Comunque, scusi, ho la salivazione un po' azzerata. L'unica cosa che è certa, signor Villaggio, è che adesso noi siamo nelle mani dei signori virologi. Virologi? Sì, sono quelli che studiano la virologia, no? Lei sa cos'è la virologia? Dunque, dicesi virologia, è tutto un... E poi c'ha le... C'ha le... Le ali? Insomma, quasi c'ha... Bravo. Ah no, scusi, ho avuto un leggerissimo lapsus. Adesso ci sono. La virologia è quando un capitano di una nave vede un muro di ghiaccio e per logia è costretto a virare. Lei è un deficiente. Grazie, lei ha sempre parole buone per me. Grazie, grazie. Mi scusi la terribile curiosità, ma me lo chiedo da un'ora. Ma lei è in paradiso o nell'altra... Se le ho detto che sto con Marilyn Monroe, facci lei, no? Facci lei, ha detto. Vabbè. Ma scusi, ma io invece... No, tu no. Come la canzone? Zitto, imbecille. Io sono il tuo creatore. Io sono volato in cielo e tu rimarrai sulla terra per portare avanti il mio ricordo tramite i film, i libri, le interviste, tutto, per sempre. Grazie. Ci posso dire una cosa? Dichi. Come umano lei, molto umano. Grazie.